Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Sono molto carica oggi perché, come vedrete dal titolo del video, oggi andremo a provare insieme un po' di prodottini di NYX Professional Makeup che sono andata a comprare recentemente. Alcuni di questi prodotti sono quelli che sono stati super hypati nel 2021, che purtroppo io non ho mai provato, quindi ho detto quale migliore occasione per provarli ora. E quindi sono super super carica. Vedremo se ne valgono la pena o meno. Faremo un po' una recensione di questi prodotti. Mi sono messa super vicina perché uno dei primi prodotti che andremo a provare è la matita per sopracciglia, matita poi eyeliner per sopracciglia, Lift and Snatch Brow Tint Pen. E questa praticamente, come potete vedere, ha un pennellino in setole tipo eyeliner che va a disegnare pelo per pelo il sopracciglio. Io oggi per l'occasione ho fatto le mie belle Sobby Brows con grande difficoltà. Però cosa mi succede quando faccio le Sobby Brows? Visto che io non ho di mio delle sopracciglia molto folte, mi vengono tutti questi buchini in cui il pelo purtroppo non c'è. Quindi con questa penna dovremmo ovviare questo problema. Vado un po' a contouringarmi le sopracciglia e partiamo. Per fare il contouring, tra virgolette, alle nostre sopracciglia, andremo ad utilizzare questo. Il correttore Can't Stop Won't Stop, anche questo super chiacchierato perché si dice sia un grande correttore che dovrebbe coprire molto bene e durare 24 ore, quindi insomma non male. Vado un po' a prenderlo con un pennellino e andiamo. Mi sembra che si stenda davvero molto bene, che non faccia troppo spessore, che non è una cosa da poco, perché per esempio il correttore che utilizzo io quotidianamente, che è quello di L'Oreal, è effettivamente molto coprente, ma fa molto strato, quindi è anche un po' difficile da utilizzare. Questo invece, vi dico, mi sembra un buonissimo compromesso. Poi, ovviamente, ora non posso dire con estrema certezza che sia un correttore coprente, perché appunto non l'ho ancora provato nel contorno occhi, insomma, nelle occhiaie, però mi sembra un buonissimo inizio. Davvero, davvero un buon inizio. È super facile fare il contorno al sopracciglio con questo correttore, quindi per il momento super approvato. Contouring fatto, direi top. Ora andremo ad utilizzare il nostro fantomatico Lift and Snatch. Partiamo da qua, dai. Allora, non è troppo chiaro. Però sicuramente è un po' troppo caldo per il mio pelo, ma a parte questo, a parte che è molto fresco, quindi non mi sembra di appesantire il sopracciglio, e questa è un'ottima cosa, ma vi dico, crea dei peletti non male. Anche qui, dove di solito magari con una matita alla fine del sopracciglio si fa un po' più fatica, con questo eyeliner, dico la verità, è molto più facile, molto più automatico. Fa dei peletti meravigliosi. Come sono contenta. Mi piace tantissimo, super approvato. Non mi immaginavo che fosse così sottile, così naturale l'effetto finale. Vi dico che me ne sono accorta meglio in questo sopracciglio perché purtroppo questo è ancora meno folto dell'altro sopracciglio e qua veramente l'effetto è super naturale, soprattutto nella parte davanti. Io adesso vado un po' a fare un make-up occhi super veloce e ci vediamo con il prossimo prodottino. Fatto un po' un trucco occhi, cosa ne pensate? Vi piace, ma comunque c'entra poco, però insomma mi sono ispirata molto a un tramonto un po' freddo così, no, mi piace molto, devo dire la verità. Poi andremo a completarlo dopo aver messo ovviamente fondotinta e correttore. Ho messo un po' di mascara e
E il prossimo prodottino che andremo a provare è il fondotinta NYX Total Control Pro, che anche questo è stato un prodotto molto discusso nel 2021, visto che NYX ha fatto uscire una linea, un pack praticamente, in cui c'era il fondotinta base e poi tutti i vari tipi di fondotinta, tipo nero, bianco, rosso, giallo, per schiarirlo, scurirlo, cambiare il sottotono da freddo a caldo. Insomma, è stata un'idea super rivoluzionaria e che molti hanno apprezzato, e sinceramente anche io ho apprezzato moltissimo questa idea. Io ho preso la mia shade dello stesso correttore, che comunque anche la formula è stata molto apprezzata, quindi andiamo a vedere come va sulla mia faccina. Io l'ho un po' scossato perché da quello che ricordo è molto liquido, quindi lo vado un po' a stendere così. Parto con poco, poi al massimo aggiungiamo più tardi. Da quello che ho sentito è un fondotinta molto buildable e molto coprente anche, devo dire la verità. Molto coprente, mi piace molto. Comunque coprente ma non esageratamente. Sulla pelle, ve lo giuro, rimane proprio come se non aveste niente. Un po' chiaro, eh? Forse devo prendere un tono un po' più scuro. Ovviamente comprando le cose su internet è sempre difficile trovare la giusta shade, ma vedremo come farlo funzionare. Mi piace molto, è molto liscio sulla pelle, molto leggero, non fa mascherone tipo super cakey così. A primo impatto mi sembra leggermente oleoso, quindi per una pelle molto grassa che tende a rilasciare olio durante la giornata, non lo so. Direi che fondotinta approvato. Andiamo ora con il correttore che abbiamo già citato prima, il Can't Stop Won't Stop. Ne mettiamo un po' qua e un po' qua. Vediamo come si comporta. Vado con un pennellino. Purtroppo con la Beauty Blender mi trovo super a mio agio stendendo il fondotinta, ma per il correttore con la Beauty Blender davvero non ci riesco. Comunque, tornando a noi, questo correttore mi sembra ottimo. Come già dicevo prima, mi sembra davvero che ne valga la pena. Copre un bel po' senza dare l'effetto di pesantezza. Tra il fondotinta e il correttore mi sembra il top. Va un po' nelle pieghette nell'occhio, ma comunque questo è sempre risolvibile con un po' di cipria, quindi top. Adesso andiamo a settare il tutto, faccio un leggero contouring e dopodiché possiamo passare alle labbra, perché ho qualche prodottino da testare. Non vedo l'ora. Eccoci qua con il make up terminato. Guardate qua che luminosità. Ok, disagio mattiniero. No, comunque, make up terminato e adesso andiamo a provare gli ultimi tre prodottini. Prima di tutto voglio farvi vedere queste due tinte labbra. Se siete appassionati di make up, se non siete appassionati di make up, questo tipo di tinta lo avete visto dappertutto nel 2021. E si tratta del Shine Loud. In cosa consiste questa tinta? Che ha appunto la tinta, 200 volte che dico tinta, la tinta da questa parte e il gloss da quest'altra. Ma in cosa sta la meraviglia di questo prodotto? A detta di tutti, è no transfer. È non transfer, ma non solo la tinta, è non transfer anche il gloss, cosa assurda. Voglio proprio vedere questo come si comporta, io sono iper mega curiosa, non ne ho mai provato uno e adesso li andremo a provare entrambi. Partiamo dal Born to Hustle, che è questo qui, che delle due è quello un po' più scuretto, l'applicatore così, mi sembra che agevoli molto la stesura, ma andiamo a vedere. Tinta messa, molto facile da stendere e si asciuga in 3 secondi. Super no transfer da solo, ma la vera prova è se no transfer il gloss. Quindi andiamo a mettere subito il gloss, che ha questo scovolino qua. Non è il top da applicazione, cioè io ho un po' strabordato dappertutto. Però, insomma, si può perdonare questa cosa al gloss se effettivamente è no transfer. Adesso lo lascerò asciugare e dopodiché facciamo la prova del bacino.
sono troppo carica, non vedo l'ora. Andiamo a fare la prova del bacio col gloss, che comunque devo dire non è più lucente come appena messo. Questo perché non è effettivamente quei gloss appiccicosi, è molto oleoso, quindi tende un po' a andare un po' da tutte le parti e comunque ad assorbirsi, secondo me. In più, cosa che ho notato è che la tinta, non so se vedete, ad occhio nudo fa un sacco di crepe. Sarà anche che io ho le labbra secche, quindi se fossero idratate non farebbe questo difetto. Ma con il gloss messo sopra, la tinta si è proprio come spezzata nelle pieghette delle labbra. Non molto bene, però comunque non è malissimo, tutto sommato. Vabbè, comunque, bando alle ciance, facciamo la prova del bacio. Non è rimasta la tinta, non è rimasto il colore, ma un po' di olietto, di gloss, è rimasto, ma immaginavo, nel senso, mi sembrava un po' impossibile. Comunque, tutto sommato, sono soddisfatta. Adesso andiamo a provare l'altro, che si chiama Cash Flow, e questo è leggermente più chiaro, ma comunque rimaniamo sempre su questo tono qua, un po' naturale. Ciao! Eccoci qui da Unilari del futuro. Purtroppo l'audio della fine del video che ho registrato di questi prodottini NYX è scomparso, facciamocene una ragione. Perciò concluderemo il video oggi, ma plot twist, non andrò a provare la tinta, l'altra, quella che stavamo dicendo, Cash Beauty. Perché questo? Perché purtroppo quando ho messo la prima, dopo per toglierla sono diventata pazza. Ho provato con acqua micellare, salviette struccanti, sapone, non andava via. Ho dovuto grattare con le unghie e mi sono riempita di lividi le labbra, ma veramente, e mi sono fatta uscire il sangue. Quindi direi che non è proprio il caso. Queste tinte, purtroppo, nonostante siano estremamente a lunga tenuta, estremamente belle, lucide, performanti, io mi sento di bocciarle, perché non è possibile che io mi faccia venire i lividi sulle labbra. Ok, voler le tinte a lunga tenuta, sono la prima a volerlo, però si devono riuscire a struccare. Ora magari appena mi si riabilitano le labbra incomincerò magari a riutilizzarle, vedere come struccarle meglio, però sono terrorizzata, cioè ho le labbra distrutte, quindi davvero mi dispiace tantissimo, ma saltiamo proprio a piedi pari questa tinta, perché non me la sento, cioè mi sono fatta veramente malissimo. Manca l'ultimo prodottino. Io, come potete vedere, ho fatto un make up molto semplice per la giornata di oggi, ma soprattutto per andare ad utilizzare l'ultimo prodotto che abbiamo in gamma. Questo prodotto è uno spray fissante Radiant Finish Setting Spray. NYX ha una linea vastissima di questi setting spray, dal matte al lucido, questo radiante al plumping. Io avevo quello luminoso. Avendolo finito, ho detto perché non comprarne uno nuovo e rimanere sempre sulla linea luminosa, perché a me l'effetto matte, un popular opinion, piace il giusto, preferisco un po' di luminosità. Quindi, bando alle ciance, mettiamo questo bel setting spray. Allora, io abbondo sempre parecchio con il setting spray, dobbiamo farlo un pelino asciugare, ma comunque pazzesco, lascia dei mini brillantini su tutta la pelle, illuminandola veramente tantissimo. Più contenta di così non si può. Bello bello. Bello bello, sì. Super approvato questo setting spray. Poi ovviamente guarderò nell'arco della giornata come si comporterà, ma direi che se ha la formula degli altri setting spray NYX, direi che possiamo non lamentarci questa volta. Con questo ultimo prodottino, i vari disguidi, siamo arrivati finalmente alla fine di questo video. Io vi invito a iscrivervi al canale, se vi va lasciate un commento, e se vi va andate a vedere tutti gli altri video che ho postato e ditemi cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima, vi mando un bacio e ciao!